Buongiorno a tutti, sono Flavio Brugnoli, sono il direttore del Centro Studi sul Federalismo che organizza insieme con l'Università di Milano questo ciclo di seminari, di webinar. Siamo giunti alla settima, questo è il seminario conclusivo della settima edizione di questi seminari sull'Unione Europea e il titolo che abbiamo scelto per questo ciclo, come sapete, è l'Europa dentro la crisi, dopo la crisi. Direi che con quello che sta succedendo, ecco, per il dopo la crisi dovremmo aspettare forse più del previsto. E sono però contento che si termini con un tema, direi che è molto congeniale a un centro studi sul federalismo che si occupa di come si ripartiscono poteri e responsabilità fra più livelli di governo e quindi anche, diciamo, di leale collaborazione fra istituzioni, fra diversi livelli istituzionali. Da non giurista faccio solo un'osservazione: io a volte ho l'impressione che alcuni abbiano visto, diciamo, il ruolo dei parlamenti nazionali più come una zavorra, diciamo, messa dentro il processo decisionale europeo, più che come un contributo, diciamo, in una reale interdipendenza fra livelli di governo. Lo lascio solo come spunto, insomma, a chi ne sa molto di più di me, diciamo, dal punto di vista giuridico istituzionale. Quindi io non entro nel merito del webinar. Normalmente l'introduzione la fa la professoressa Bilancia con molta più competenza. Oggi ha qualche problema, diciamo, di voce, ma comunque le passerò la parola dopo. Prima però volevo fare solo molto brevemente dei ringraziamenti. E il primo è appunto alla professoressa Bilancia che da tempo è consigliera del Centro Studi sul Federalismo, con cui collaboriamo proficuamente da anni, e è lei che ha avuto l'idea di questo ciclo di seminari e sono molto contento, insomma, che si sia rivelato un grosso successo. Cominceremo presto a pensare già all'ottava edizione. Altro ringraziamento a un'altra persona che ha curato, diciamo, questo ciclo, con cui collaboriamo da tempo, il professor Filippo Scuto. Poi, diciamo, sul lato più organizzativo, sul lato, diciamo, dell'Ateneo, ringrazio il dottor Giovanni Cavaggiò, che ha seguito, diciamo, la parte organizzativa dei webinar, e sul lato invece Centro Studi sul Federalismo ringrazio la mia collega Elisabetta Tarasco, che è quella che si occupa dei collegamenti, che rende possibile, diciamo, tecnicamente i webinar. Gli ultimi ringraziamenti vanno agli importanti relatori che abbiamo o online o che hanno mandato dei contributi. Consentitemi però, ecco, di chiudere con un saluto particolare che ovviamente per il professor Antonio Padoa-Schioppa, che è stato a lungo presidente del Centro Studi sul Federalismo, e ci tengo molto a dirlo che per noi è stato un esempio ed è un esempio, insomma, un modello di come si uniscono passione civile e competenza scientifica. E quindi con questo lascio la parola alla professoressa Bilancia. Grazie ancora a tutti. Grazie Flavio, ringrazio, scusate la voce, ma di più non ne ho. Vi lascio immediatamente, ringrazio te, ringrazio il centro, ringrazio la dottoressa Tarasco e tutti gli altri amici. Siamo arrivati al decimo seminario dell'anno, webinar dell'anno. Sono stati tanti quest'anno, più del solito, e devo dire che hanno dato un quadro d'insieme delle situazioni giuridico-politiche attuali molto complesse. Ringrazio coloro che parteciperanno, che stanno partecipando a questo webinar. Ringrazio Antonio Padoa-Schioppa per voler chiudere queste iniziative con la sua competenza e la sua attiva partecipazione. E prego Federico Pizzetti di prendere in mano la riunione e di coordinare e partecipare attivamente. Grazie a tutti, io mi oscuro perché non sto troppo bene. Grazie. Allora, grazie mille a questa bilancia, a Paola, per avermi dato la parola. Io devo dire, mi trovo, come dire, in notevole imbarazzo perché l'introduzione ai lavori del webinar, dato il tema, quello relativo alle relazioni e ai rapporti tra Parlamento nazionale e Parlamento europeo, sarebbe sicuramente giovata molto di più delle osservazioni e delle riflessioni di Paola. Che non delle mie, essendo
Paola assolutamente esperta nell'ambito del diritto costituzionale e del diritto parlamentare. Io quindi in qualche modo, anche per lasciare ulteriore spazio agli ospiti che seguiranno e quindi alla professoressa Balconi e al professor Lupo e poi alle conclusioni del professor Badoschioppa, mi limiterò a due cose. La prima è quella di dare in qualche modo cognizione, non propriamente lettura, ma insomma cognizione del testo e dei saluti che ha mandato al webinar il professor Stefano Ceccanti, che si scusa per non poter essere presente, ma purtroppo è in viaggio per impegni istituzionali. Ed in effetti, in qualche modo, sarebbe stata la sua voce diretta assai utile ai lavori per tre ragioni. La prima, ovviamente, anche lui, come professor Bilancia, come professor Lupo, studioso di diritto costituzionale, la seconda perché ricopre in questo momento, ha ricoperto in passato ma ricopre tuttora la carica di parlamentare, quindi avrebbe potuto ovviamente con piena e diretta cognizione di causa portare, come dire, la riflessione personale in merito ai rapporti tra il Parlamento, una specie quello italiano, e il Parlamento europeo, e per una terza ragione che in qualche modo costituisce uno dei due, come dire, fil rouge dell'incontro, un po' come dire particolare, un po' eccentrico, e mi scuseranno i presenti, ma l'idea è che possa aprire uno squarcio, una finestra su un aspetto non sempre considerato, che è quello relativo alle modalità con le quali si svolgono i lavori parlamentari, tanto in sede europea quanto in sede nazionale, con riferimento soprattutto alle esperienze caratterizzate dalla pandemia per un verso e dall'innovazione tecnologica per l'altro. In questo senso la professoressa Balconi da una parte e il professor Lupo dall'altra, il professor Lupo non ha dimenticato, è venire nella macchina, nella cabina del PNRR a livello di struttura centrale di Palazzo Chigi, e sappiamo appunto quanto il PNRR punti, oltre al resto, anche sulla digitalizzazione del paese, la quale non può non coinvolgere anche i processi decisionali, sia dal punto di vista del settore privato, sul quale le indagini sono più affermate, sia dal punto di vista del settore pubblico e in particolare delle assemblee politico-elettive, ma non solo. Allora, in qualche modo, una delle battaglie che era stata condotta dal professor Ceccanti come onorevole era proprio quella di implementare anche nel Parlamento italiano quei meccanismi che invece nel Parlamento europeo sono stati sperimentati grazie anche alla lungimiranza e all'impegno del suo precedente presidente, cioè il presidente Sassoli, per le riunioni a distanza del Parlamento. E allora do, come dire, rapidamente contezza delle riflessioni di Ceccanti e poi su questo punto in qualche modo cercherò di offrire uno spunto per l'avvio del dibattito. Allora, Ceccanti sottolinea come debba oggi in qualche modo sciogliersi in senso decisamente positivo la questione del se consentire un lavoro parlamentare anche a distanza, compreso il voto, e come casomai, sottolinea, il dibattito debba svolgersi piuttosto sulle garanzie relative al come realizzarlo. Ed è proprio anche sulle garanzie che vedrete, mi auguro, la professoressa Balconi ci darà una prospettiva diversa. Sottolinea infatti Ceccanti che è giusto porsi in maniera più che rigorosa la questione della garanzia della personalità, libertà e sicurezza del voto, quando questo si sposta a distanza, e ove prevista anche della sua segretezza. Ricorderete tutti, come dire, voi che seguite, la necessità di assicurare da un certo punto di vista la presenza, dall'altra la segretezza e in terzo luogo la sicurezza sanitaria del voto in occasione di una particolare funzione parlamentare, una specie di Parlamento in seduta comune, che è stata l'elezione del Capo dello Stato, con queste nuove cabine, con la problematica di come fare votare i parlamentari che non fossero in possesso di tutti i requisiti, i certificati e così via. Continua Ceccanti, questa
il punto relativo alla garanzia di personalità, libertà, sicurezza e segretezza non può però essere una pregiudiziale, come invece forse in sede nazionale un po' più apparsa per non affrontare il tema, sia in situazioni di emergenza, e questo è stato ciò che si è sviluppato nella pandemia, sia, e questo è il punto che sottolinea ulteriormente Ceccanti, per alcune condizioni di impossibilità di presenza anche in periodi ordinari. Cioè in qualche modo non va abbandonata, non andrebbe abbandonata, o meglio andrebbe introdotta questa possibilità anche al di fuori del periodo pandemico, proprio nel quadro di quell'innovazione tecnologica e digitalizzazione di cui parlavo precedentemente con riferimento al PNRR. E la questione dell'emergenza, sottolinea Ceccanti, è più importante perché lì in assenza di innovazioni si rischiano blocchi di sistema o anomalie di sistema. Ceccanti sottolinea le alterazioni dei rapporti di forza politici a seconda di quanti possono trovarsi impediti o alla maggiore difficoltà di raggiungere alcuni quorum, quelli previsti ad esempio per, come è stato il caso, per l'adozione, per l'elezione del capo dello Stato. Tuttavia sono rilevanti anche alcune peculiari condizioni in periodi normali che dovrebbero far pensare all'uso di questi strumenti. Ad esempio si fa riferimento alla prassi di giustificare come missione le colleghe parlamentari, colleghe di Ceccanti, ovviamente parlamentari incinte, piuttosto che farle votare a distanza, oppure anche nel caso di congedo relativo alla paternità per i colleghi parlamentari uomini, oppure per i casi di infermità, almeno quelli più gravi, che non compromettono ovviamente le capacità, diciamo, cognitive e volitive del parlamentare. E questo, sottolinea Ceccanti, sono i casi più rilevanti che non negano l'importanza, qui cito quasi testualmente, del dialogo diretto anche e soprattutto in commissione, dove proprio il condividere gli stessi luoghi facilita spesso le convergenze, consente di superare i pregiudizi personali ideologici. Quindi qui c'è una sottolineatura di come il luogo o l'ambiente più piccolo della commissione possa facilitare queste convergenze superando i pregiudizi personali ideologici. Tuttavia, continua e poi in qualche modo conclude nel suo testo Ceccanti, l'alternativa della rappresentanza a distanza va tutelata e va promossa come bene possibile, ringraziati gli strumenti che consentono oggi di saltare gli ostacoli. E un po' amaramente, ma non troppo, Ceccanti sottolinea come nel nostro paese, ma non in sede europea, quindi qui c'è uno scarto tra i due parlamenti, non irrilevante, anche nella stessa relazione tra i due, le resistenze hanno vinto, ma lui confida che anche grazie a convegni come questo si possa finalmente ragionare in modo pragmatico e serio. Ora, fermo restando che ovviamente il webinar avrà poi una parte più ampia, ad ampio focus, e sulla quale sicuramente il professor Lupo e immagino anche nelle sue riprese conclusive il professor Padoa-Schioppa potranno sviluppare le loro riflessioni, e cioè, come anticipava il presidente Brugnoli, la parte relativa ai rapporti interistituzionali tra Parlamento nazionale e Parlamento europeo, ebbene è una provocazione, ma a mio avviso non troppo, il punto che oggi l'esperienza dei lavori a distanza sottolinea ha una sua rilevanza, cioè se noi riprendiamo, io l'ho letta o riprodotta un po' rapidamente, la riflessione di Ceccanti, il punto si, come dire, sofferma sulle garanzie estrinseche di questa modalità, quindi la personalità, la libertà e la sicurezza del voto. Ma che cosa succede? Ed è qui in qualche modo il prezioso apporto che altre scienze possono offrire alla scienza giuridica, in particolare le neuroscienze. Che cosa succede quando il lavoro parlamentare si svolge a distanza? Cioè, in altre parole, il lavoro parlamentare in presenza o a distanza è la stessa cosa o sono due cose diverse? Io su questo faccio due provocazioni. La prima, in qualche modo, vale anche come per la didattica, vale anche per la didattica in presenza o a distanza. Cioè, la didattica, pensiamo in presenza, un po' come i lavori parlamentari, hanno riprodotto negli ultimi secoli, potremmo dire, le modalità di dialogo in presenza che erano tipiche di più piccoli gruppi umani. Potremmo anche immaginare delle stesse origini delle democrazie come nelle città-stato. Quindi è ovvio che il Parlamento è il luogo della rappresentanza, ma la dinamica dei lavori parlamentari in quell'aula, così come nella Commissione, riproduce fisicamente quella agorà, quella come dire, piazza, quella comunità che si riunisce come si riuniva appunto nel caso della democrazia diretta. Cioè in qualche modo il Parlamento simula la riunione diretta, decidente,
di un piccolo gruppo attraverso il meccanismo della rappresentanza, ma dal punto di vista, come dire, della presenza fisica e dell'interazione, no, cognitiva e deliberativa, le cose sono le stesse. Non è un caso che Ceccanti, con la sua esperienza, sottolinei la commissione dove condividere gli stessi luoghi facilita spesso le convergenze, consente di superare i pregiudizi personali ideologici. Cioè, sembra quasi dire che non è la stessa cosa trovarsi a distanza o trovarsi in presenza. L'oratoria del discorso a distanza o del discorso in presenza, la sfida o il dibattito delle idee con la fisicità del parlamentare, del luogo parlamentare piuttosto che a distanza. Allora a questo punto, secondo me, merita un approfondimento, proprio perché il Parlamento a distanza rompe quella simulazione della piazza, dell'agorà ateniese, che in realtà il Parlamento riproduce trasferendo sulla rappresentanza il rapporto che invece in democrazia diretta si ha col cittadino che in prima persona partecipa. Ma vi è di più: questa modalità a distanza non è solo la fruizione di un bene o servizio, e questo è un po' il punto, quindi non è solo l'amministrazione digitale che deve offrire un bene o servizio, ma deve concorrere appunto alla formazione di un voto, alla formazione di una posizione politica. Allora anche qui è la stessa cosa, cioè è chiaro che forse ricevere il documento allo sportello fisico dall'impiegato piuttosto che da un apparato digitale fa risparmiare tempo, aumenta l'efficienza, ma bene o male si tratta di una cosa simile. Quando invece le cose sono diverse, come non la fruizione di un bene o servizio, ripeto, ma il dialogo che deve portare poi all'assunzione di una decisione, il punto che le neuroscienze potrebbero darci come insight significativo è questo: è la stessa cosa o sono due cose diverse? E badate, da questo punto di vista, che l'esperienza recente della pandemia ha creato proprio col Parlamento europeo e con gli altri parlamenti che si sono riuniti a distanza un elemento di innovazione. E l'esperienza della guerra ne sta creando un altro. Ora anche qui io voglio lanciare una successiva provocazione. Si è detto che i discorsi che fa il presidente Zelensky ai parlamenti, che sono discorsi a distanza, cioè sono discorsi in videoconferenza, che non avvengono però, come dire, in una piazza piuttosto che nel salone di un hotel, ma avvengono nella Camera parlamentare, avvengono a parlamentari, possono provocare, ancorché in modo informale, un dibattito, una presa di posizione, un Presidente del Consiglio che deve assumere sulla base di quel discorso una decisione, la stessa dinamica dell'applauso o della, come dire, conferma di quello che il Presidente Zelensky dice. Allora, qui c'è una cosa che mi pare interessante sotto due profili, su quale forse merita riflettere. Da un lato c'è un, lo si diceva prima, c'è una grossa rivitalizzazione dei parlamenti, perché se ci pensiamo, questi parlamenti che nazionali e quello europeo, lui ha iniziato ad andare in quello europeo, che sembravano quasi un po' bistrattati come luoghi appunto diventati inutili a fronte invece del prevalere degli esecutivi, diventano nuovamente protagonisti nel momento un po' schmittiano della pace e della guerra, dell'amico e del nemico. E è vero che la Costituzione dice che le Camere in caso di guerra lo deliberano e conferiscono al governo i poteri necessari, ma è anche vero che poi è il governo che in qualche modo conduce in questo senso la politica, no? Dell'amico e del nemico nel caso di guerra. Qui invece c'è uno scavalcamento in parte delle dinamiche diplomatiche che si centrano sul governo per un dialogo diretto con la democrazia parlamentare, che quindi viene rivitalizzata. Il secondo elemento, che viene rivitalizzata attraverso un collegamento a distanza. Uno potrebbe dire: ma si poteva fare anche col discorso del re, o col discorso alla nazione, o col discorso al Parlamento con la radio, con la BBC. Ma certo è diverso un discorso di radio e un discorso in presenza. Come spero ci dica il collega Balconi, contano molti elementi, anche elementi della fisicità trasmessa. È chiaro che c'è un allestimento dietro a determinati modi di porsi. E allora qui in qualche modo c'è una potenziale ambivalenza. Da un lato sicuramente il grande recupero dei parlamenti come luogo centrale delle scelte, che grazie alla distanza, grazie alla possibilità di intervenire a distanza, non è la visita del pontefice che pure è stata fatta in Parlamento, ma a distanza. E in secondo luogo il rischio, ma questo è un rischio che in qualche modo appunto è insito in questi processi, potrebbe essere insito anche nei lavori parlamentari a distanza, il rischio di una spersonalizzazione, forse addirittura di una mediatizzazione. Per cui in qualche modo il grande interrogativo è che il Parlamento è la sede, diciamo, valorizzata nella decisione politica grazie a questo modello, o diventa un po' una cassa di risonanza
di un evento, come dire, emotivo, emozionale, trascinante, e quindi in qualche modo scavalca il circuito della diplomazia, ma cortocircuitandolo. Quindi in qualche modo è la massima espressione della decisione politica, o un modo per tradurre quella che altrimenti dovrebbe essere una decisione politica, un dibattito, una riflessione, in una, come dire, sensazione emotiva, spettacolarizzata nel senso più alto del termine, ovviamente. Anche questo è reso possibile dal collegamento a distanza. Ecco, io mi fermo qui perché, come vedete, sono solo provocazioni un po' banali, però mi sembra che pandemia e guerra ce lo dicono, e anche rispetto a, in realtà anche agli esecutivi, pensiamo ai G7, ai vertici, che si sono svolti e si svolgono anche a distanza. È la stessa cosa quando si tratta di prendere una decisione politica di alta caratura o no. Io mi taccio e in qualche modo annuncio, come dire, il menù, che è quello del webinar, che è quello di dare subito la parola alla professoressa Balconi, che saprà anche meglio di me, come dire, autopresentarsi nel modo migliore, proprio per dare al dibattito gli elementi, come dire, neuroscientifici, cioè per dare un po' un sviluppo dal punto di vista delle neuroscienze a questi dilemmi. E poi seguirà la lecture del professor Lupo, sia su questo, ma immagino, andando oltre, per non focalizzarsi solo su questo piccolo aspetto, andando oltre proprio affrontando con noi il problema dei rapporti più istituzionali, al di là delle modalità presenza o distanza, tra Parlamento nazionale e Parlamento europeo. Io quindi mi taccio subito e pregherei, poi ci sarà ovviamente lo spazio per il dibattito e per le vostre domande, e poi la conclusione del professor Padoa-Schioppa, pregherei quindi la professoressa Balconi di prendere la parola. Bene, grazie, buonasera a tutti, ringrazio gli organizzatori per questo invito, questo interessantissimo webinar, e anche il professor Pizzetti per questa introduzione, queste suggestioni, direi queste provocazioni che mi danno subito l'opportunità di entrare nel vivo. Io mi occupo di neuroscienze sociali in particolare, quindi studio i processi sociali, tra cui tra poco parleremo di processi decisionali. Uno di questi, diciamo, di questi oggetti è proprio la presa di decisione, ovviamente da una prospettiva neuroscientifica. In realtà stasera, non andando troppo in affondo sulle premesse delle neuroscienze, adotterò una prospettiva che è un po' a cavallo tra quella delle neuroscienze e quella delle scienze cognitive, cioè quello che le scienze cognitive, gli studi, le ricerche, proprio sul tema della decisione, calata poi nell'ambito della decisione, per esempio in un contesto parlamentare, ci possono suggerire. Provo a condividere con voi anche alcune slide, ci forniscono un supporto. Vediamo, ecco qui, dovreste riuscire a vedere, adesso lanciamo la presentazione. Bene, è un po' il titolo di questa, appunto, mia chiacchierata, è proprio legato al tema del decidere, la decisione in rete. In realtà io inizierò con una premessa un po' più generale, cosa significa prendere una decisione, per poi capire se effettivamente il processo decisionale che riguarda per esempio un'adunanza, un Parlamento, la scelta, quindi in termini per esempio di voto, in relazione al contesto, quindi decidere in una situazione reale di copresenza, di presenza fisica, o al contrario decidere attraverso un supporto telematico in rete, comporti delle differenze sostanziali, ovviamente facendo tesoro di quello che le neuroscienze ci hanno in qualche modo indicato. Allora, innanzitutto decidiamo in una condizione di complessità, cioè la nostra decisione è sempre fatta di un insieme di elementi, e qui sia i nostri processi mentali, ma anche il nostro cervello, se vogliamo guardare all'hardware, quindi proprio alle componenti più neurofisiologiche, ci pongono di fronte a subito una dicotomia. Quando noi appunto esprimiamo una preferenza di voto, decidiamo a favore o contro a un determinato, una proposta di referendum, partecipiamo a un'adunanza di tipo parlamentare, in realtà siamo chiamati, tra le altre cose, anche a attivare dei processi decisionali, e ci scontriamo con questa dicotomia, dicevo, cioè in realtà chi decide?
siamo noi decisori, ma le neuroscienze ci dicono che ogni decisione, non solo quelle più importanti, quelle più complesse, come decidere appunto, esprimere una preferenza in termini di voto, mettono insieme due registri. La decisione, questi studi derivano dalla cosiddetta neuroeconomia, che aveva applicato l'approccio delle neuroscienze appunto comportamentali alla decisione in ambito economico, quando noi dobbiamo ad esempio decidere se fare un investimento, tutto quello che ha a che vedere e ha come proprio oggetto un tema economico, di denaro, ma in senso più ampio di economico. Bene, questi primi studi ci hanno posto bene in evidenza come decidere non significa chiamare in causa soltanto processi di tipo razionale, processi mentali, direi, potremmo dire oggettivi, ma c'è anche una componente emotiva importante, dove la componente emotiva non è da intendersi come, diciamo così, condotta caotica, aleatoria, diciamo così, randomica. Le emozioni, non abbiamo tempo di discuterne, ma sono una dei nostri repertori comportamentali a loro volta razionali, che seguono cioè un percorso molto mirato. Le emozioni hanno degli obiettivi, hanno degli scopi, altrimenti non si spiegherebbe perché la nostra specie le abbia conservate nella propria evoluzione filogenetica, ma è chiaro che i meccanismi di tipo emotivo seguono traiettorie diverse rispetto a quelle che noi chiamiamo più razionali, più cognitive. E quindi abbiamo questo bilanciamento, questi due meccanismi che sono da una parte le emozioni e dall'altra le componenti più razionali. Entrambe queste componenti sono importantissime quando noi decidiamo, e vedete, questa bilancia pende un po' a favore o verso, diciamo, le emozioni. Perché? Perché in realtà quando noi parliamo di emozioni dobbiamo tener conto che questa categoria, questo insieme appunto di processi che fanno riferimento alle condotte emotive sottostanno a quei meccanismi che le neuroscienze chiamano meccanismi automatici. Cioè meccanismi che sono blind, che sono non percepibili consapevolmente, o almeno sono percepibili consapevolmente solo in parte. Quindi noi, per dire, percepiamo certamente uno stato emotivo, noi sappiamo che certe condizioni ci portano a sperimentare un'emozione di ansia, di gioia, di paura e quant'altro, ma diciamo i meccanismi sottostanti neurofisiologici che ci portano a sperimentare quell'emozione sono per lo più automatici, sono controllati da sistemi che noi facciamo più fatica a controllare consapevolmente. Dall'altra parte invece i processi razionali sono appunto controllati, cioè fanno riferimento alla corteccia, alla nostra, diciamo, la parte più evoluta sicuramente e che guida parte delle nostre condotte. Bene, questo mix di processi più automatici e controllati sono fondamentali, e sono fondamentali quando noi decidiamo, perché sostanzialmente noi dobbiamo tener conto che il cervello sostanzialmente segue queste diverse regole. Innanzitutto abbiamo due sistemi decisionali, quelli che sono più, diciamo, sbilanciati sul versante delle componenti emotive. Un sistema decisionale 2, che è più fortemente ancorato alle dimensioni cognitive. Ma perché noi abbiamo questi due sistemi decisionali? Perché appunto il mix ottimale di queste due componenti ci consente da una parte di tener conto anche, diciamo così, di quei meccanismi automatici che spesso guidano i nostri comportamenti di salvaguardia. Sono quelli automatici. Quando noi sperimentiamo una paura per un serpente che improvvisamente compare sulla nostra strada, bene, questo meccanismo è altamente funzionale, direi razionale, e ci consente di decidere immediatamente di cambiare strada oppure di dotarci di qualcosa che ci tuteli dall'essere morsi da questo serpente. Quindi la componente emotiva più automatica, immediata, ha una sua funzione, ma è chiaro che poi a fronte di questa reazione più automatica abbiamo bisogno di razionalizzare e per esempio decidere di avvisare chi sta alle nostre spalle perché a sua volta si allontani, quindi di adottare diciamo, decisioni che hanno anche una forte componente più di tipo cognitivo. E diciamo, queste due componenti ci consentono di anche assolvere un'altra funzione, quello di, come dire, superare condizioni di incertezza. Il nostro cervello, in sostanza, ha bisogno di arrivare attraverso la decisione ad adottare dei comportamenti, quindi il meccanismo decisionale, quello che poi sposta l'asse sull'azione, verso le traiettorie, diciamo, dell'azione, dell'agire, quindi passare a un'azione, un repertorio di tipo, diciamo, un agito, e questo per, diciamo, passare da una condizione, un sistema
che è, come dire, incerto, a una condizione di maggiore equilibrio e certezza. Cioè io passo all'azione, metto in atto una serie, un repertorio appunto di azioni e quindi posso, come dire, affrontare la situazione nel migliore dei modi. Questo tipo di meccanismo evidentemente deve essere realizzato con un consumo di energia limitato. Questa è un'altra caratteristica importante, vedremo quanto sia importante nella decisione che noi prendiamo da remoto. Perché noi dobbiamo adottare non solo la soluzione in termini decisionali ottimale, tenendo conto di questo bilanciamento tra meccanismi più automatici e meccanismi invece più, diciamo così, guidati e razionali, ma dobbiamo farlo anche consumando il minor numero di energie, perché il cervello è a diciamo, capacità limitata. E quindi noi dobbiamo, diciamo così, non disperdere queste energie, quindi tener conto per esempio di una dimensione temporale, la decisione deve essere realizzata, deve essere presa in un arco temporale e deve essere presa senza un dispendio di energie, diciamo, inutile, che non sia appunto funzionale. Queste sono un po' le regole che ci portano poi nelle condizioni normali, quelle che noi viviamo, quelle diciamo di situazioni cosiddette reali, a prendere delle decisioni. In questo, diciamo, processo un ruolo importante è rivestito da una piccola struttura, adesso non entriamo in dettagli neuroanatomici, ma penso che abbiate sentito parlare di questa piccola componente del cervello che è l'amigdala, che è fondamentale nella decisione perché è proprio quel campanello d'allarme che entra in funzione quando io sono in una condizione, per esempio, di allarme, di paura, o di, diciamo, dove la decisione è veramente una decisione, diciamo, emergenziale. Pensiamo al fatto che dobbiamo decidere se improvvisamente c'è del fumo in una metropolitana, dobbiamo decidere se scappare perché presupponiamo che sia in atto, no, qualche atto terroristico piuttosto che ci sia un guasto nella. Quindi questa componente è importantissima e entra in sinergia con quelle strutture che stanno sopra, quella corteccia che noi conosciamo molto bene, e questo dal punto di vista proprio della fisiologia dell'essere umano è la condizione, diciamo così, ottimale. Bene. Che cosa succede quando noi attiviamo questi meccanismi? Beh, innanzitutto in una situazione reale e ci spostiamo soprattutto sulle adunanze, cerchiamo di applicare questi meccanismi proprio alla decisione presa in un contesto non individuale, ma di condivisione di gruppo, un'adunanza. Beh, innanzitutto c'è un meccanismo molto importante, la pressione alla conformità sociale. Questo meccanismo, avevo anche preparato un video, ma direi che i tempi non ce lo consentono, e noi tendiamo a, quando siamo in un contesto di gruppo, rispetto a una condizione, diciamo, maggioritaria, ad adeguare parte delle nostre percezioni e delle nostre, diciamo così, decisioni anche a una condizione appunto maggioritaria e quindi a questo processo che la psicologia conosce molto bene con l'effetto, gli studi di Ash, per esempio, di conformità sociale. Cioè se noi abbiamo di fronte 10 persone che dicono ma guarda di fronte a te hai un animale feroce e io non lo vedo questo animale, però rispetto a 10 persone che mi danno quella versione della condizione reale, beh tenderò magari a dire beh forse sono in una condizione in cui una parte del mio campo visivo è oscurata e così via. Quindi ci sono meccanismi di conformità sociale che sono mediati fortemente dalla copresenza, dal fatto che noi siamo presenti nello stesso diciamo, contesto. E un altro importante meccanismo, i cosiddetti neuroni GPS, che sono stati scoperti recentemente, ci dicono che quando noi siamo in una condizione di copresenza, stiamo con gli altri, siamo fisicamente, condividiamo uno spazio, una dimensione, noi attiviamo sostanzialmente in questi contesti reali, e soprattutto quando questi contesti sono diciamo condivisi con altri individui, quelli che vengono chiamati proprio i neuroni di orientamento GPS, sono quelli che sostanzialmente che si attivano ogni volta che noi entriamo in determinati ambienti, per esempio noi ci troviamo a condividere con i nostri colleghi un ambiente, uno spazio che abbiamo già condiviso, bene abbiamo, ci siamo creati, il nostro cervello si è creato una mappa, questa mappa è fondamentale perché le n volte in cui noi siamo stati con gli altri in quei determinati ambienti abbiamo contribuito a creare la nostra identità sociale, cioè è grazie al ricordo di quelle n esperienze che abbiamo fatto in quel contesto, in quella dimensione, in quella condizione spaziale che noi ci siamo costruiti una vera e propria identità. Cioè se noi fossimo stati con gli altri, non avessimo condiviso proprio quegli spazi, quell'ufficio, quell'aula di università e così via, avremmo, come dire, la nostra identità, il nostro senso di individui che hanno certe caratteristiche, per esempio che svolgono certe professioni, si sarebbero fortemente indeboliti. Quindi tutti i contesti di vita dove noi viviamo, interagiamo, lavoriamo, contribuiscono a costituire
e quindi a costituire questo senso di identità. Questi neuroni GPS quindi entrano in azione ogni volta che noi ripetiamo quell'esperienza di essere in un contesto. E cosa succede quando questa realtà non è reale, cioè viviamo in una condizione da remoto? Un terzo, diciamo, meccanismo importante che le neuroscienze ci illustrano è il fatto che noi quando decidiamo dobbiamo soprattutto prendere una decisione molto rapida. È fondamentale questa capacità di immaginarci scenari futuri, cioè sostanzialmente proprio grazie al fatto di essere presenti in quell'ambiente noi riusciamo a utilizzare quel meccanismo che è un meccanismo appunto di cosiddetta memoria prospettica, cioè riusciamo a, tenendo conto delle esperienze passate, quel contesto ci consente di riattivare tutte le esperienze e quindi anche il valore che quell'esperienza ha avuto per la nostra identità e quindi anche di fare delle previsioni rispetto al futuro, rispetto per esempio al fatto che quel gruppo avrà un certo tipo di comportamento, di condotta, proprio grazie all'ancoraggio ad esperienze reali fatte all'interno di un ambiente reale. Questi neuroni GPS, che sono molto interessanti, sono quelli che sostanzialmente si attivano grazie a questa piccola struttura, che sono strutture molto piccole ma che contano molto nella nostra vita quotidiana, questo è l'ippocampo in particolare, e quindi ogni volta che sostanzialmente noi siamo dentro a quel luogo, noi riattiviamo le esperienze, no? Riattiviamo una parte della nostra memoria che ha fatto esperienza di quel luogo con quelle persone in quelle condizioni. Diciamo che poi c'è anche una capacità molto interessante di generalizzazione. Cosa vuol dire? Che diciamo non è necessario che esattamente il nostro ufficio abbia tutte quelle caratteristiche che noi sperimentiamo, cioè se un giorno non entriamo nel nostro ufficio e un elemento manca una delle nostre quattro sedie che in genere appunto fanno parte dell'arredamento, questo non significa che quella esperienza non si riattivi, cioè noi abbiamo la capacità di cogliere dimensioni importanti dei nostri ambienti che ci consentono di riattivare queste esperienze. Quindi abbiamo la capacità, come dire, anche di astrarre, no, da quegli ambienti, cioè di individuare elementi che sono importanti, non occorre che ci sia esattamente quel contesto, che ci sia esattamente, così come in una adunanza, non occorre che ci sia esattamente quel gruppo di parlamentari, ma ci sono delle caratteristiche che ci consentono appunto di ancorare la nostra esperienza passata a quella presente. E un altro elemento importante è, questi sono studi molto recenti, gli studi cosiddetti di hyperscanning. Cosa significa condividere e prendere una decisione assieme ad altri? Questi sono degli studi fatti ormai una quindicina d'anni fa che noi abbiamo replicato poi anche applicandoli appunto a processi diversi. Un primo studio, vedete qui ci sono due piloti che stanno manovrando una serie di strumenti, si stanno apprestando a un atterraggio. Questi studi cosa hanno messo in luce? Che quando due persone sono copresenti in un ambiente, devono decidere, devono coordinare una serie di azioni, lo fanno in modo ottimale, non solo perché hanno imparato stando assieme, avendo appunto maturato un'esperienza professionale, ma perché i loro cervelli hanno imparato a dialogare in un certo modo, cioè hanno sviluppato quella che si chiama la sincronizzazione cerebrale. Cioè quei cervelli, noi, anche se io non vedessi, io semplicemente da tecnico, diciamo, delle neuroscienze, vedessi il tracciato, quello che queste due cuffiette, che sono due cuffie che presentano elettrodi, quindi stiamo realizzando un elettroencefalogramma in altri termini, bene, io vi saprei dire se queste persone sono in grado di sviluppare, hanno sviluppato una buona sinergia, grazie a un'esperienza pregressa, oppure no, cioè il grado di sintonizzazione. Questo meccanismo scatta quando? Quando io sono con quella persona, io sono presente, in questo caso in una cabina, no, di pilotaggio, e quel meccanismo scatta. È un hyperscanning perché è una, diciamo, noi andiamo a rilevare, a scannerizzare in altri termini l'attività cerebrale di queste due persone hyper, cioè è una scansione che riguarda non un unico individuo, ma due individui. Sotto ne vedete applicazioni che riguardano sostanzialmente anche gruppi. Queste sono applicazioni fatte nei contesti aziendali. Quando un gruppo deve decidere, un gruppo deve prendere una decisione, deve negoziare, cosa succede? Come si crea questa convergenza, questa sintonizzazione? Bene, questi sono i meccanismi che noi abbiamo individuato essere salienti quando siamo, come vi dicevo, in copresenza, cioè replichiamo una condizione di presenza fisica. Ma che cosa succede quando noi invece ci spostiamo in una dimensione da remoto? Allora, la condizione da remoto che cosa offre? Beh, io qui ho messo anche un po' provocatoriamente questa, diciamo, antitesi rischio-opportunità.
Cioè, noi dobbiamo capire se questi meccanismi di cui abbiamo parlato, l'hyperscanning, la sintonizzazione, la capacità, e anche per certi aspetti questi meccanismi di influenza, no? Di, come dire, la pressione che una maggioranza può esercitare in un processo decisionale, bene, sono applicati tali e quali nelle condizioni da remoto oppure no? In realtà entrano in gioco altri processi. Dobbiamo innanzitutto dire che nella nostra cultura digitale noi abbiamo sviluppato un elevato grado di intersoggettività. Cosa vuol dire questo? Che sostanzialmente l'essere, aver imparato, perché non è un'esperienza diciamo ormai di poco conto, noi tutti in questi 2 anni, ma anche precedentemente, l'essere ormai una cultura pienamente digitale ha fatto sì che il nostro metterci, diciamo collocarci dentro questi mondi digitali abbia, come dire, creato dei veri e propri mondi intersoggettivi. Non siamo soli nel mondo digitale. Si è creato una vera e propria intersoggettività, che però vedremo tra poco delle regole un po' diverse. E quindi quali sono i meccanismi? Ce ne sono molti più interessanti, che riguardano soprattutto la decisione fatta online. Alcuni sono chiamati meccanismi prossimali, mediazione, appartenenza, allineamento. Altri sono prossimali perché, diciamo, sono anche facilmente intuibili, percepibili, e anche noi li viviamo, no? Come esperienze effettive. Sono meccanismi che... adesso tra poco li scopriremo assieme, mi dicevo, beh sì, effettivamente è così, ci capita questo quando siamo in una condizione digitale. Ma ci sono dei meccanismi più distali, per esempio questo meccanismo della deresponsabilizzazione, della disinibizione indotta dal remoto, di cui a volte non siamo consapevoli, eppure c'è, eppure ha un peso importante. E poi questo meccanismo interessante della cosiddetta metavalutazione cooperativa, che scopriremo tra poco. Che cos'è innanzitutto la mediazione? Dobbiamo innanzitutto dire che il contesto digitale sviluppa un forte senso di appartenenza al gruppo. Contrariamente a quanto si pensi, l'essere, ad esempio, appartenere a una community sviluppa un fortissimo senso di appartenenza e anche un senso di disagio nel allontanarsi da questo gruppo, dall'essere considerato, per esempio, estraneo, perché ad esempio, ci sono dei meccanismi magari di boicottaggio. O perché noi non riusciamo a praticare il gruppo per n ragioni. Questo ci dà un'indicazione di quanto sia forte l'appartenenza. Quindi il digitale suscita e provoca un forte senso di appartenenza. Quindi noi viviamo dentro in realtà una pluralità, non solo a un gruppo, ma a diversi gruppi. Quindi si creano delle costellazioni di natura sociali e che hanno un grado notevole di stabilità. Che cos'è la mediazione? Sostanzialmente la mediazione è proprio questa, diciamo così, questa proprio in virtù del fatto che noi sviluppiamo questo senso di appartenenza, di ancoraggio ai gruppi digitali, noi creiamo catene di interazioni che hanno una forte valenza di tipo anche emozionale. Cioè la rete è in grado, sono degli studi interessantissimi che ci pongono in luce come noi siamo, come dire, sviluppiamo forti sensi di empatia con i nostri gruppi, quindi si sviluppano delle vere e proprie, diciamo, catene di interazioni con una forte valenza di tipo emotivo. Quindi non c'è quel distacco, ma anzi, al contrario, c'è un senso di appartenenza che ha una forte valenza anche emotiva. E sostanzialmente arriviamo a formulare delle vere e proprie, quelle che anche l'approccio più sociologico, è una sorta di integrazione tra approccio sociologico e delle neuroscienze, si parla oggi di vere e proprie culture delle emozioni digitali. Cioè all'interno dei nostri gruppi noi viviamo microculture che hanno una forte valenza emotiva. Questo è il primo fenomeno. L'altro è quel meccanismo di allineamento, cioè l'essere dentro con questa forza trainante all'interno dei gruppi digitali crea un meccanismo di trazione. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi tendiamo a sostanzialmente percepirci come più simili. Dentro a questi gruppi digitali noi viviamo un senso di somiglianza e contemporaneamente però i gruppi scatenano un meccanismo contrapposto, un meccanismo non di allineamento ma di disallineamento, cioè percepiamo chi non è parte di questi gruppi digitali come fortemente dissimile da noi e quasi lo percepiamo come non comprensibile, cioè al di fuori del nostro raggio d'azione. Raggio d'azione in senso simbolico evidentemente, ma anche dal punto di vista decisionale. Quindi l'allineamento è sicuramente una risorsa dal punto di vista relazionale, perché crea convergenza, crea appunto allineamento di intenti e di azioni. Quando esprimo un voto, questo allineamento si traduce anche in una estrema conformità al gruppo, ma può diventare anche disallineamento, cioè io, come dire, polarizzo moltissimo, cioè il noi e il loro.
in una forte polarizzazione che, per le ragioni che dicevo prima, questo senso di appartenenza, io mi guardo bene dal disallinearmi dal mio gruppo, questo diventa un ancoraggio molto forte. E infine questo meccanismo, che è quello della deresponsabilizzazione, cioè sostanzialmente la rete crea meccanismi di tipo disinibitorio, cioè qui bisognerebbe scomodare le cosiddette funzioni esecutive, cioè noi sostanzialmente tendiamo, esiste una disinibizione di tipo più benigno, cioè la rete può anche consentire a un gruppo di sviluppare per esempio una forte innovazione, quindi ci può essere anche, come dire, un meccanismo positivo, no? Cioè anche rompere da schemi pregressi, da automatismi, ma c'è anche una disinibizione cosiddetta tossica, cioè sostanzialmente, questo lo si vede moltissimo nelle culture digitali, soprattutto giovanili, giungere addirittura a delle forme di aggressività, no? Meccanismi di bullismo, eccetera. Questo non ci sarebbe, non sarebbe, diciamo, presente in una situazione reale, o almeno per molti individui questo non si verificherebbe in una condizione reale, ma quasi per un meccanismo magico invece si realizza nella condizione digitale, perché c'è questo senso, appunto, questa disinibizione, cioè le funzioni esecutive, queste funzioni esecutive che sono quelle che tendono a regolare il comportamento, si sentono molto più, come dire, possono subire un meccanismo di indebolimento, proprio grazie a questo senso di forza, di appartenenza che il gruppo di fatto induce. E per avviarci poi verso a una conclusione, una sintesi, un altro meccanismo molto interessante, qui l'ho chiamata arma a doppio taglio, questo meccanismo della metavalutazione. Cioè sostanzialmente cosa succede? Che proprio all'interno di questi meccanismi gruppali, di gruppi digitali, quando noi decidiamo non solo tenendo conto del nostro giudizio individuale, ma c'è questo meccanismo di controllo mediatico rispetto al fatto che le nostre decisioni appunto corrispondano a quello dei nostri simili, cioè noi adottiamo un meccanismo implicito di sostanzialmente di negoziazione sia della valutazione che della decisione, proprio cercando di adeguarci il più possibile al gruppo di riferimento. E di questo spesso, per quello chiamato appunto meccanismo di Stalin, non siamo consapevoli. Cioè noi crediamo di valutare, decidere rispetto a un sistema di giudizio individuale, ma implicitamente, prima di arrivare a decidere, noi controlliamo attraverso che cosa? Beh, attraverso quei meccanismi digitali che sono dalle chat, meccanismi che ovviamente di diversa natura, mediatici, ci diceva prima il professore Piazzetti, sicuramente. E questo avviene in modo subdolo, per cui un'arma a doppio taglio, perché certamente crea questo senso ancora di più, senso di, diciamo, di corpo, coesione del gruppo, ma può diventare effettivamente un meccanismo talmente solido che è difficile da rompere. Quindi una forma di conformismo indiretto. Quel conformismo che abbiamo detto avviene nelle situazioni reali, qui si verifica in modo diretto, in modo molto più, diciamo così, difficilmente percepibili attraverso la consapevolezza. E allora come arrivare a qualche, diciamo, possibile suggerimento? Allora io vorrei dire, forse sarà anche abbastanza evidente come considerazione che ciascuno può fare, ci sono meccanismi virtuosi e meccanismi meno virtuosi sia nella condizione reale che nella condizione digitale. In parte sono, diciamo, nascono da uno stesso nucleo, pensiamo a questi meccanismi appunto di conformismo, di azione della maggioranza, ma la modalità con cui si esprimono sono diverse. Diverse perché sono una più diretta, l'altra è più mediata. Certamente meccanismi di allineamento così forti come quelli indotti dal digitale, nella situazione reale è difficile riscontrare e diciamo evidenziarli, proprio perché questo senso di gruppo. Mi viene quasi da dire che il fatto di non poter avere una, diciamo, regolazione della mia interazione in copresenza mi sposta e rende necessario rendere ancora più coesa l'appartenenza al gruppo, proprio perché io non ho modo di vederti, di interagire con te, quindi sostanzialmente di condividere uno spazio fisico. Ma che fine fanno a questo punto i nostri neuroni GPS, no? Possiamo dire che esiste una modalità per controllare o per attivare meglio i neuroni GPS che possiamo definire a questo punto virtualmente mediati. Beh, gli studi ci dicono che un modo per poter comunque ancorare la nostra decisione a, in qualche modo, a una condizione veramente partecipata, se vogliamo più simile al reale,
è quello di poter fornire di tanto in tanto a un'adunanza, per esempio, che si trova appunto si trova dove prendere una decisione da remoto, fornire dei feedback, cioè far sentire questa adunanza come non soltanto un insieme di persone che decidono e che abbiamo visto spesso sono coese, ma per esempio fare in modo che qualcuno, un ruolo diciamo predefinito, che può essere un ruolo più di leadership, possa fornire al gruppo dei feedback e che sappia, come dire, anche dotarsi di quei meccanismi di metacognizione, cioè fare sintesi, fornire dei meccanismi rispetto al processo che è in corso, da una parte. E questo soprattutto quando questo gruppo di persone, questa adunanza, sente di avere una missione condivisa, dover risolvere un problema comune. Questo, diciamo, porta e sposta l'asse da una dimensione esclusivamente appunto di fruizione da remoto, l'assimila un po' di più la condizione reale. E poi questo tema della placelessness, cioè sostanzialmente questo senso di mancanza dell'avere un luogo fisico, come può essere superata? Ci sono meccanismi che ci consentono di contestualizzare il processo decisionale, per esempio quello di rendere appunto più simile anche nelle sue caratteristiche ambientali il processo decisionale, cioè cercando di simulare anche gli ambienti. Ci sono studi interessanti che riguardano appunto come ricreare attraverso per esempio la realtà virtuale degli ambienti che sono più vicini, più simili a quelli diciamo della condizione in presenza. Chiaro che pensare a delle adunanze, immagino una condizione parlamentare dove noi diciamo a fronte di una decisione da remoto dobbiamo allestire un ambiente virtuale, ma solo far sentire a queste persone di essere comunque copresenti anche in uno spazio seppur virtuale, questo può essere una modalità per diciamo così riattivare questi meccanismi dei neuroni GPS che possono ricominciare a funzionare, pur nella consapevolezza, e qui chiudo, che queste due esperienze in realtà sono e rimarranno comunque diverse. Non possiamo noi pretendere di creare condizioni dove l'uno replica l'altro, hanno delle caratteristiche effettivamente condivise, ma per loro natura attivano anche nella nostra risposta neurofisiologica dei meccanismi un po' diversi, e di questo dobbiamo essere consapevoli. Penso che la consapevolezza sia il primo elemento poi per decidere in che direzione andare. Grazie. Grazie mille, professor Falconi, Michela, per questo quadro. Mio avviso assolutamente interessante, che dimostra in qualche modo, spiega anche le riflessioni un po' più, come dire, a pelle che erano state fatte dal professor Ceccanti rispetto appunto alla presenza o assenza, alla possibilità di superare o meno pregiudizi personali e ideologici, e ci, come dire, offrono anche degli spunti di lettura più ampio, direi, rispetto alla politica, come dire, fatta attraverso strumenti a distanza, non necessariamente le adunanze parlamentari. Penso anche a questa radicalizzazione dei contenuti, dei sensi di appartenenza che tu hai messo in evidenza, che quindi può caratterizzare anche esperienze politiche, come dire, che nascono e si sviluppano maggiormente in rete piuttosto che nella pratica, diciamo, della fisicità, e che poi si trovano invece immerse in contesti fisici, cioè in contesti dove questi meccanismi operano in modo diverso. Direi che tutto questo però dà uno spunto, come dire, nella riflessione, perché è evidente che anche l'interazione tra i parlamenti può avvenire forse in modo più dinamico e anche più pratico attraverso tecnologie a distanza. Non so se un domani si arriverà non solo alle sedute del singolo parlamento a distanza, ma anche a forme di interazione appunto tra parlamenti diversi, nazionale ed europeo, anche attraverso questi strumenti. Citavo l'esempio di Zelensky, che non è un parlamentare, ma che in qualche modo ci dice queste possibilità. Dall'altro, fa riflettere i giuristi e in generale gli esperti di diritto parlamentare, i costituzionalisti, che non c'è solo, diciamo, le regole giuridiche per la personalità, libertà e sicurezza del voto, ma che in qualche modo la stessa procedura forse va pensata con queste caratteristiche. Ecco, poi non so se si arriverà al metaverso parlamentare, forse no, ma certo le regole, in qualche modo, e forse anche il ruolo che i presidenti possono giocare, presidenti di assemblea, in queste dinamiche, non è la mera riproduzione online dell'attività che viene svolta in presenza. Ma io, come dire, non ho altro ruolo che quello di passare in qualche modo la parola e quindi di darla subito al professor Lupo,
che ringrazio molto, come ringrazio moltissimo anche la professoressa Balconi per essere qui oggi, e le do la parola per la sua, come dire, per le sue riflessioni, insomma, partendo da questo, ma ovviamente andando anche su terreni diversi. Grazie, grazie tantissime al Centro Studi sul Federalismo, a Paola Bilancia, a Federico Pizzetti, a Flavio Prugnoli per questo bel invito. Davvero un onore essere coinvolto alla fine di un ciclo di seminari così, così riuscito, così denso, così ricco di partecipanti. Devo dire, ho cercato di recuperarli qualcuno online, per fortuna era possibile farlo, e quindi devo dire davvero sono usciti tantissimi temi molto, molto importanti. E ovviamente quando l'ho accettato, quando è stato formulato e quando l'ho accettato, l'auspicio era che fosse un dopo la crisi, in qualche misura, del titolo del ciclo prevalesse, ovviamente riferendoci alla crisi pandemica, come immagino fosse in qualche misura implicito nel titolo del ciclo. Purtroppo oggi ci troviamo di fronte a nuove crisi e però anche a nuove risposte europee. Questo è in realtà appunto l'idea delle crisi multiple che l'Unione Europea ha dovuto affrontare nell'ultimo quindicennio. È secondo me un'idea assolutamente corretta, anche perché pure i procedimenti decisionali hanno risentito della necessità di rispondere a una crisi, a più crisi che si sono succedute, da questo punto di vista, se volete, come dire, notare che sulla esigenza di una politica europea di difesa persino le forze di opposizione sovranista nel nostro paese si dichiarano a favore rappresenta una novità, no? Cioè troviamo una condivisione sulla necessità di una Unione Europea più forte anche da parte delle forze sovraniste. Questo è secondo me un elemento di contesto politico molto, molto significativo da cui non si può non partire, diciamo, in un seminario di questo tipo. Ho preso, effettivamente provato a interpretare, ma ovviamente le mie cose sono quelle che mi accingo a dire molto rapide, anche nell'auspicio di sollevare un dibattito, soprattutto avendo il professor Padoa-Schioppa a concludere, come dire, un privilegio che hanno in pochi, così come è stato un privilegio ascoltare la lezione della professoressa Balconi che ci ha appena fatto, e su cui cercherò di riprendere qualche passaggio, sia pure rapidamente, quindi l'ho preso con occasione di confronto, non per fare una lecture, assolutamente lungi da me, insomma non è questo lo spirito con cui ho interpretato questo ruolo, spero di non aver sbagliato. Dicevo, ho interpretato il titolo dell'incontro di oggi, Parlamento italiano e Parlamento europeo, nuove sfide, appunto nel senso di sfide democratiche, in senso ampio, in qualche modo la rappresentanza politica. E da questo punto di vista la situazione attuale, il contesto attuale, è un contesto che mi sembra confermare la necessità di rafforzare la democrazia europea e in qualche modo di rafforzare la democrazia in sé, i meccanismi democratici in sé, di rilevare quanto potenti siano le sfide, le nuove sfide che la democrazia rappresentativa contemporanea deve affrontare, e sicuramente nel novero di queste sfide, in cima, direi che c'è la sfida posta dalla rivoluzione digitale. Io su questo appunto credo che sia indiscutibile che la rivoluzione digitale sollevi una sfida, direi addirittura esistenziale in qualche misura, alla democrazia rappresentativa e determini la necessità di trasformazioni profonde nei parlamenti e nei meccanismi democratici. Lo dico alla luce, se lo si può dire, alla luce di nodi teorici, e vado velocissimo facendo un solo esempio, banale, ma rilevando come nella teoria democratica la preferenza per la democrazia rappresentativa è quasi sempre stata argomentata anzitutto sulla base di una motivazione semplice, intuitiva, comprensibile ai più, che era quella ai sensi della quale la democrazia diretta su larga scala fosse tecnicamente impossibile.
e quindi abbiamo bisogno di rappresentanti. È chiaro che è una motivazione molto parziale, una motivazione, se volete, che dietro nascondeva ragioni molto più profonde, molto più serie, alcune delle quali abbiamo anche intuito dalla relazione che mi ha preceduto. Ma questa, oggi però dobbiamo riconoscere, per l'onor del vero, che è una motivazione tecnica, una motivazione tecnologica che non tiene più. Oggi tecnicamente è tranquillamente fattibile affidare a tutti i cittadini le scelte quotidiane. Fatto sta che non è preferibile, non è quello che non crediamo che sia un meccanismo democratico funzionale, ma allora la motivazione deve farsi molto più argomentata, molto più sottile, molto più difficile da far comprendere a quegli stessi cittadini che con una facilità estrema possono esprimere la loro valutazione su qualunque argomento all'ordine del giorno. E allora è applicato al principio democratico preso nella sua banalità della forza dei numeri, crea un problema serio di legittimazione della stessa democrazia rappresentativa. Non è questo il tema che voglio affrontare, lo accenno solo perché la sfida secondo me parte da lì. Ma arriva anche a nodi pratici, a nodi procedurali, se volete. E qui appunto si colloca sicuramente il dibattito sul Parlamento a distanza o in presenza, caratterizzato le prime reazioni dei parlamenti alla pandemia. Il professor Ceccanti, che purtroppo oggi non è presente, ma è stato, il cui pensiero è stato attivamente riassunto all'inizio, si è battuto vigorosamente, ma diciamo con risultati piuttosto scarsi, a onor del vero, poi in concreto, per valorizzare forme di lavoro a distanza in seno al Parlamento italiano. Altri parlamenti sono stati più coraggiosi, diciamo, da questo punto di vista. Ci sono indagini comparate anche fatte molto bene che hanno fatto percepire come sia variegata la risposta che hanno dato i diversi parlamenti. Diciamo, in questa sede possiamo permetterci il lusso, visto l'oggetto del nostro incontro, di mettere al lato opposto, se volete, estremo opposto rispetto al Parlamento italiano, che dicevo ha assunto un atteggiamento prevalentemente conservativo del meccanismo imprese delle riunioni in presenza, della copresenza o compresenza di cui prima si parlava, e invece appunto il Parlamento europeo, diciamo che un po' per ragioni legate alla logistica, chiaramente è ben più complicato raggiungere per i parlamentari europei la sede di Bruxelles, è ancora più complicato quella di Strasburgo, tant'è che Strasburgo praticamente ha smesso di essere utilizzata per un anno e mezzo come sede delle plenarie del Parlamento europeo, di quanto non sia raggiungere Roma per i parlamentari italiani, anche se non necessario, torno sul punto tra un attimo. Un po' anche però perché il Parlamento europeo negli anni precedenti alla pandemia aveva investito molto sulle nuove tecnologie e quindi si è ritrovato nelle condizioni tecnologiche, logistiche di organizzazione interna dei propri processi, della propria organizzazione, in grado di passare a una modalità prevalentemente, in qualche fase esclusivamente digitale, con un modo più semplice di quanto non sarebbe stato per il Parlamento italiano. Il Parlamento italiano invece, accennavo, ha dato risposte molto più faticose, più parziali. Devo dire, in questo concordo con il professor Ceccanti, nel senso che io non vi trovo problemi costituzionali nell'introdurre forme di lavoro a distanza, nel senso che secondo me l'articolo 64, per come è stato fin qui interpretato, consente di considerare presenti chi è in congedo, si ricordava prima, in maternità, insomma, o per malattia, o per, alla stessa maniera, secondo me si può consentire una presenza anche attiva, a maggior ragione si possono considerare presenti coloro che attivamente partecipano sia pure a distanza. Diverso però il discorso, e devo dire esco assolutamente rafforzato in questo mio convincimento da ciò che abbiamo appena ascoltato, voglio dire, non è così semplice, qualche volta un pochino, adesso mi spiace che Stefano non ci stia perché l'avrebbe discusso volentieri in modo più diretto, ma insomma non è così semplice passare per un Parlamento da una modalità in presenza a una modalità di lavoro a distanza, anche parzialmente a distanza. Comporta
una reingegnerizzazione dei procedimenti parlamentari, comporta riconcepire i procedimenti e le sedi del parlamentarismo. E questa è un'operazione molto ardita, evidentemente, secondo me ineludibile, a prescindere dalla pandemia. E devo dire, faceva benissimo Federico a richiamare il caso dell'apparizione di Zelensky nel Parlamento italiano, nei parlamenti di mezzo mondo occidentale praticamente. Perché? Perché appunto ci dimostra come la rivoluzione digitale cambi le cose. Adesso certo quella non era ufficialmente una seduta della Camera, del Senato e neanche del Parlamento in seduta comune, ma si svolgeva nell'aula di Montecitorio, era presieduta dal presidente di Camera, copresieduta dai presidenti di Camera e Senato, e vedeva la partecipazione del presidente del Consiglio, dei ministri italiano, e la partecipazione in videoconferenza di un audito eccezionale in plenaria, cosa inconcepibile nelle forme nel Parlamento, nel secondo regolo del diritto parlamentare. Ecco allora che appunto questo sarebbe stato evidentemente inconcepibile in assenza del digitale, quindi stiamo parlando di fenomeni nuovi che vanno regolati, non possono non essere regolati, perché comunque impattano, e se non sono regolati è peggio, diciamo così, perché a quel punto abbiamo poi andiamo incontro a effetti a cascata e meno controllabili. Cito anche da questo punto di vista un caso concreto, lo accennava credo anche sempre Stefano Ceccanti, o meglio Federico, raccontandoci ciò che diceva Stefano. Nell'elezione del Presidente della Repubblica, il voto dei deputati in quarantena, dei parlamentari o dei grandi elettori in quarantena è stato consentito grazie a un decreto legge del governo. Dal punto di vista dei principi dell'autonomia parlamentare stiamo proprio alla violazione frontale. Poi andiamo a scoprire, andiamo a leggere le premesse di quel decreto legge e vediamo che c'è stato un invito esplicito da parte di Camera e Senato al governo ad adottare un decreto legge in questo senso. Ma appunto se non ci si dota di strumentazione adeguata, comunque poi i problemi a valle non arrivano, ecco, non si sciolgono semplicemente ignorando i fenomeni. Detto questo, appunto, se poi vogliamo andare un po' nei singoli procedimenti, ci accorgiamo anche che di quelle pure limitati effetti del digitale sono stati prodotti. Adesso non so se avete avuto occasione di partecipare attivamente o di seguire semplicemente in modo passivo le audizioni che vengono svolte in questi ultimi due anni dalle commissioni parlamentari. Il numero degli auditi si è moltiplicato in modo esponenziale, l'ordine è diventato molto più caotico, le modalità di audizione sono cambiate profondamente. Oppure ragioniamo anche più indirettamente che cosa, perché si possono svolgere da distanza e possono partecipare i parlamentari anche a distanza, intervenire a distanza, quindi è cambiato proprio il contesto. Certo, sono più partecipate rispetto a prima, almeno nella mia limitata esperienza non capita più che ci sono due parlamentari che ti ascoltano quando vai in audizione, cosa che può capitare benissimo, però magari appunto la lista di auditi si allunga e cambia un po' proprio la modalità di svolgimento delle stesse. Oppure pensiamo, dicevo, anche più indirettamente a cosa il digitale comporta in termini, per esempio, di social media. I social hanno comportato un successo clamoroso delle procedure di question time, di interrogazioni a risposta immediata in assemblea, come si chiama nel senso tecnico, perché sono facilmente moltiplicabili e replicabili sui media. E quindi abbiamo anche forme innovative, addirittura autocelebrative in qualche misura, di domande, di interrogazioni e quant'altro. Oppure al contrario vediamo come internet, la disponibilità, la possibilità di seguire i lavori parlamentari anche semplicemente, neanche in diretta, ma anche però comunque di avere notizie immediatamente su quello che succede in Parlamento, fa sì che diventi difficilissimo il compromesso in Parlamento. Il compromesso nelle commissioni legislative, per esempio, è diventato pressoché impossibile, perché ciascuno fatica in pubblico a rinunciare alla sua posizione di partenza. Allora o si passa quelle sedi un po' semi chiuse che c'erano un tempo, semi trasparenti,
che consentivano di svolgere un processo legislativo in Parlamento oggi diventano molto più difficili. L'effetto spesso poi è l'azzeramento della trasparenza, infatti hanno molto successo sedi come i triloghi in sede europea, diciamo così, o i maxi emendamenti con questione di fiducia nel caso italiano. Non ho tempo di andare al... ma ci tenevo a citare esempi di effetti che la rivoluzione digitale direttamente o indirettamente comporta, a prescindere da tante altre dalle decisioni che vengono prese già oggi sui processi parlamentari. Però le sfide, le nuove sfide alla democrazia rappresentativa non derivano soltanto dalla rivoluzione digitale. Derivano anche nel contesto europeo, nel contesto dell'Unione Europea, dalla coesistenza di più sedi di rappresentanza politica. Coesistenza strutturale e voluta e indispensabile di rappresentanza politica a livello europeo e di rappresentanza politica a livello di ciascuno Stato membro, Parlamento europeo, Parlamenti nazionali. Devo dire, credo che sia un tema che già altre volte abbiamo affrontato anche iniziative del Centro Studi sul Parlamento, ma ci tengo a dirlo perché ancora oggi spesso si parla in proposito di deficit democratico. E io sono, più vado avanti, più mi convinco che sia sbagliata questa diagnosi. Che sia una diagnosi che non porta nella direzione giusta, non ci porta a risolvere il problema, non ci ha portato, anche perché sono diagnosi che fu avanzata nel 1979, contemporanea con la prima elezione diretta del Parlamento europeo, che ha portato a un crescimento assolutamente positivo del ruolo del Parlamento europeo, ma che non ci ha permesso purtroppo di risolvere i nodi della democrazia europea. E devo dire, questo un pochino anche l'esperienza didattica a studenti stranieri, quando raccontiamo, credo in questo anche Scienze Politiche Milano abbiate esperienze molto simili, quindi a studenti extraeuropei, il classico caso di studenti cinesi, ovviamente quello più facile da citare, che in Europa esiste un deficit democratico, io vedo degli occhioni che si sbarrano, ancora più di quanto non si sbarrino quando raccontiamo qualcuna delle nostre caratteristiche, ma non ho capito bene, davvero ma c'è una mancanza di democrazia in Europa. Ovviamente lungi da me il dire che bisogna seguire il modello cinese, ci mancherebbe, assolutamente no, ma quello che voglio dire è che i nostri problemi democratici non sono problemi di mancanza di democrazia, perché noi non possiamo valutare la nostra democrazia solo applicandola alle istituzioni dell'Unione Europea. Dobbiamo applicarla mettendoci dentro i meccanismi democratici europei e quelli di ciascuno Stato membro. E se facciamo così ci accorgiamo che non è una mancanza di democrazia, bensì sono altri problemi. A me piace molto la formula di Peter Lindzett che parla di democratic disconnect, di disconnessione democratica. Oppure possiamo divertirci a dire che, divertirci perché da giurista, da studiosi ci piace trovare la formula più, ci sono problemi di, a me piace questo, trovo che sia, non sia mai, siccome c'è un problema di ciclo politico-elettorale che è alterato, perché sono cicli diversi a livello europeo, a livello di ciascuno Stato membro che si intreccia, no? E quindi quello che viene meno è la responsabilità politica e di meccanismi per far valere la responsabilità politica, che nelle democrazie rappresentative contemporanee sono cruciali, pensate a Schumpeter e a Popper, la teorizzazione della democrazia è una possibilità di sostituire i governanti che facciano male. Come facciamo a sostituire i governanti che fanno male oggi in Europa? È difficilissimo, anche perché vai a trovare la responsabilità dov'è. Ed è questo, allora forse possiamo parlare piuttosto di aritmie della democrazia europea, perché i ritmi democratici sono profondamente alterati. Poi sono ulteriormente alterati anche per effetto di qualche strana prassi, pur comprensibilissima, ne cito solo una, ma il fatto di nominare ai vertici delle istituzioni europee soggetti politici nazionali che hanno ricoperto la carica di Presidente del Consiglio, Primo Ministro, Ministro degli Esteri o che altro, e che sono usciti sconfitti dalle elezioni nazionali magari svoltesi qualche mese prima. Ripeto, è razionalissima la cosa dal punto di vista, perché sono persone ovviamente con un alto livello di competenza, con anche una rete di rapporti, di abitudini ai vertici internazionali che ovviamente portano con sé, quindi
sono anche persone in genere di eccellente livello, ma pensate dal punto di vista della rappresentazione della democrazia negli occhi dei cittadini a cosa questo comporta. Comporta, come dire, alimenta la polemica populista e antidemocratica in ciascuno degli stati membri, purtroppo. E allora, come dire, questo per dire che se la diagnosi cambia, cambia anche un po' la terapia, cioè non è, se la diagnosi non è il deficit, ma è l'aritmia, allora dobbiamo provare a costruire meccanismi diversi e giocare sui tempi della democrazia, per esempio, sui tempi delle elezioni, sulle schede elettorali per il Parlamento europeo. Insomma, ci sono tanti rimedi che si possono immaginare che sono di tipo diverso, e nel prendere atto che la democrazia europea non è solo il canale dell'articolo 10 del Trattato dell'Unione Europea quando parla dell'elezione diretta del Parlamento europeo, ma anche dell'altra parte dell'articolo 10 quando ci dice che la democrazia europea si regge anche su Consiglio europeo e Consiglio che sono democraticamente responsabili dinanzi ai loro parlamenti nazionali o dinanzi ai loro cittadini, e quindi introietta, fa entrare dentro meccanismi democratici le forme di governo di ciascuno Stato membro. Detto pure questo in termini molto molto rozzi, ma in qualche misura spero valga a spiegare perché dal mio punto di vista Parlamento italiano e Parlamento europeo, così come i governi, le tante forme dell'esecutivo frammentato dell'Unione Europea, così come i governi nazionali, entrano a far parte di un unico sistema parlamentare euronazionale, di un unico meccanismo, di un'unica di forme di governo strettamente intrecciate. E in questa chiave colgo, sono quasi in conclusione, non sono lontanissimo dall'arrivo, concludo, diciamo, vado verso PNRR e cooperazione interparlamentare come tematiche su cui che mi ero lasciato un po' in fondo, visto le sollecitazioni che ci sono state e che mi fa piacere non lasciare in evase, diciamo, nei pochi minuti che mi restano. Sicuramente si deve pensare a un'evoluzione del ruolo dei parlamenti nazionali. E diceva giustamente professor Brugnoli, non zavorra, non, e direi di più, non solo ostacoli alla decision making comunitaria, quindi non solo in grado di alzare un cartellino per dire qui c'è una violazione del principio di sussidiarietà, così come ora è consentito dai trattati, ma anche in grado di farsi promotori. E quindi, per esempio, l'idea su cui stanno lavorando in sede di COSAC, di conferenza degli organi specializzati degli affari comunitari, di una green card, di un cartellino verde, cioè di un'iniziativa promossa, di iniziative promosse dai parlamenti nazionali. Certo, poi il ruolo dei parlamenti nazionali non è soltanto nella parte nella funzione legislativa, ma è anche molto nel controllo e nell'indirizzo soprattutto della parte intergovernativa dell'Unione Europea. Il nodo di chi controlla il Consiglio Europeo o di chi controlla l'Eurogruppo o di chi controlla in mezzo l'Ecofin, mettiamola così, è sicuramente molto aperto. È vero che ciascun Parlamento nazionale ha sviluppato strumenti di indirizzo e di controllo piuttosto efficaci sul proprio Presidente del Consiglio, sul proprio Ministro quando va a Bruxelles. Ma una cosa è controllare, indirizzare e controllare l'azione del ministro rispetto alla tutela dell'interesse nazionale. Una cosa diversa è essere in grado invece di controllare complessivamente se il Consiglio europeo è come è stato in grado di perseguire l'interesse europeo. E su questo il Parlamento europeo non è particolarmente attrezzato, perché è attrezzatissimo a controllare, indirizzare la Commissione, ma è molto più debole quando si tratta di indirizzare il Consiglio europeo o anche il Consiglio. Questo è un po', se volete, il nodo che emerge con riferimento a quelli che io mi piace chiamare procedimenti euronazionali, macro procedimenti euronazionali, il semestre europeo o il PNRR, il Next Generation EU, se preferite, per come disciplinati quest'ultimo, disciplinato in particolare dal regolamento 241 del 2021, devo dire che un po' di ottimismo, e così mi collego al tema della digitalizzazione dei parlamenti nazionali, dei parlamenti in generale, collego il secondo tema al primo, mi è venuto in questi giorni guardandomi qualche seduta della European Parliamentary Week. Non so se sapete cos'è, vedo un piccolo dettaglio ma può essere divertente, è un'esperienza di cooperazione interparlamentare.
che sostanzialmente fa sì che la prima delle due riunioni della conferenza interparlamentare sulla governance economica europea, quella ex articolo 13 del Fiscal Compact, per intenderci, questa conferenza svolge due riunioni l'anno, la prima si svolge tradizionalmente presso la sede del Parlamento europeo. Ebbene, vedendo quella che si è svolta la settimana scorsa e che si è svolta in parte in presenza, in parte a distanza, in parte con messaggi preregistrati, in parte con sedute lunghe di question and answer, in parte con interventi vari, io sono uscito un po' confortato, vi confesso, perché avevo assistito a queste analoghe sedute della conferenza interparlamentare o della settimana parlamentare europea 4-5 anni or sono, e devo dire non ero stato particolarmente entusiasta del risultato. Invece, devo dire, sarà stato in parte la digitalizzazione che consente in realtà di avere più o meno tutti presenti e parlanti. E sarà stato il fatto che c'erano poi punti da discutere, voglio dire, andare a discutere la riforma della governance europea, 2 ore e mezza mi pare, con Dombrovski e Gentiloni, e con parlamentari europei e nazionali che intervenivano e discutevano, ho trovato una discussione abbastanza proficua. Quindi, come dire, qualche forma di crescita del controllo parlamentare, secondo me una digitalizzazione ben usata, la può comportare l'europeo. Sarà stato, ripeto, uno slancio di ottimismo, sarà stato che nel PNRR io avverto questa esigenza, nel senso che vedo tutta la difficoltà di un Parlamento, se vuole a controllare, a capire quello che succede, anche soltanto a capire quello che succede nel PNRR, se non fa sponda e se non segue tutta la partita europea. Per questo forse è un auspicio, un ottimismo dettato da un auspicio, non lo so, ma comunque ve lo volevo riportare a conclusione di questa riflessione, anche perché vale a congiungere i due aspetti su cui mi avete chiamato a dire la mia. Grazie ancora. Grazie mille al professor Lupo, a Nicola, per questa che è stata effettivamente una vera lecture, e in effetti sì, il PNRR da questo punto di vista, proprio come ambito che di per sé nasce all'intreccio tra la dimensione europea e quella nazionale, che coinvolge entrambe i livelli, è sicuramente uno stimolo, se ben colto dai parlamenti nazionali, per creare una nuova modalità di interazione tra Parlamento nazionale e Parlamento europeo, diversa da quelle in qualche modo alle quali siamo stati sin qui abituati. E in questo di nuovo la digitalizzazione, come tu hai assolutamente bene messo in evidenza, ha un ruolo con le caratteristiche in qualche modo sono state evidenziate. Non so se, ecco, qui ci vorrebbe in qualche modo anche l'aiuto di Paola, ma credo che in questo, diciamo, spazio che rimane, prima di dare con grande piacere la parola al professor Padoa-Schioppa per le conclusioni tanto di questo webinar quanto dell'intero ciclo, e questo è davvero appunto un onore poterlo avere qui questa sera, non so se appunto alcuni dei partecipanti hanno qualche domanda da rivolgere, come credo questo avvenga attraverso la chat. Bisognava dirlo prima di fare le domande e postarle sotto domande e risposte. Ok, ecco, allora non... lo dici ora, può darsi che forse... Allora magari sì, se qualcuno... mi scuso per non averlo detto, diciamo, subito, ma se qualcuno, come dire, un po' ha voglia, o se ci sono anche in qualche misura... Finché scrivono posso approfittare, sì, del privilegio del video, perché avrei due domande per il professor Lupo, che ringrazio molto anche la professoressa Balconi. Devo dire che, tra l'altro, io, essendo un appassionato di scacchi, su certi meccanismi mentali ero quasi affascinato. Mi terrò buon conto. E no, al professor Lupo volevo chiedere una cosa che in realtà viene sollevata sempre, diciamo, quando si dibatte del Parlamento europeo, e avevamo avuto occasione di parlarne anche col professor Manzella quando avevamo discusso il loro libro di introduzione al Parlamento europeo, che è la questione del potere di legislativo del Parlamento europeo.
che è sempre considerato, come dire, il caso tipico di deficit democratico, cioè il fatto che non abbia diritto di iniziativa legislativa. Mi ricordo bene la risposta del professor Manzella, che ha detto: questo è assolutamente un falso problema, che tra l'altro è stato anche parlamentare europeo. È un falso problema, il Parlamento europeo ha tutti i poteri che vuole per comunque, diciamo, far partire la procedura legislativa, che, lo dico ovviamente per chi ci ascolta che magari non lo sa, che, diciamo, è monopolio della Commissione europea. E questo forse è anche un punto che poi toccherà al professor Paolo Schioppa. Ecco, volevo, ma anche a beneficio, diciamo, dell'auditorio, comunque riproporre la domanda in un certo senso: è un vero problema o è un falso problema? Vado? Allora sì, no, grazie alla domanda, e tra l'altro, appunto, chiamato anche a dialogare indirettamente con il mio maestro, è sempre un piacere, con cui peraltro siamo tendenzialmente allineati. In questo caso siamo abbastanza allineati, cioè anch'io sono convinto che non sia una questione cruciale dal punto di vista sostanziale, però ha un suo rilievo dal punto di vista formale il fatto che l'iniziativa legislativa sfugga al Parlamento europeo. Ha un'assenza che ha una sua ratio molto coerente con le origini delle comunità europee. Perché? Perché il dare tendenzialmente il monopolio dell'iniziativa legislativa alla Commissione europea rappresentava un grosso antidoto contro il rischio di cannibalizzazione, se vogliamo usare una parola forte, insomma, di dominio da parte di una cultura giuridica e degli interessi materiali dietro una certa cultura giuridica, cioè quella che avrebbe scritto, che avrebbe avuto la penna in mano per scrivere all'inizio la norma, no? Per evitare che fosse lo Stato membro X o Y, potete immaginare Francia o Germania, magari Italia, a dominare e quindi implicitamente a privilegiare gli interessi collocati in quello Stato membro, si disse no, tutte le iniziative legislative devono nascere dalla penna della Commissione europea, che ovviamente risente delle influenze che discendono dai vari Stati membri, ma ne fa una sua prima sintesi in chiave sovranazionale. Se questa, credo di non sbagliare, questo Padre Schioppa mi smentirà e mi informerò volentieri la sua smentita in caso, è la razza originaria, è vero che questa razza oggi sia un po' indebolita, anche perché a quel tempo il legislatore principale era il Consiglio, non il Parlamento europeo, ovviamente, già Consiglio dei Ministri. Oggi col Parlamento europeo, con il legislatore quasi paritario col Consiglio, ovviamente il discorso cambia un po'. Tant'è che si è arrivati, devo dire, a me è abbastanza pacifico, credo che quando mai si rimetterà mano ai trattati, e questa è la grande incognita, non lo so, ma se quando si rimetterà mano ai trattati c'è un consenso abbastanza pacifico, e la stessa Presidente della Commissione europea lo ha più volte affermato, nel senso di riconoscere forme di iniziativa legislativa al Parlamento, anche al Parlamento europeo. Quindi mi pare che si vada comunque verso questa direzione, un'operazione che ha un suo valore, ripeto, prevalentemente simbolico, ma ha un suo senso, secondo me. Ecco, quindi non mi spingerei a dire che oggi è un falso problema, diciamo, del tutto. Non so se ho risposto almeno parzialmente alla sollecitazione. Grazie. Vediamo se arrivano... altre, diciamo, io approfitto in realtà per fare una domanda alla professoressa Balconi, e riguarda questo, nel senso, una dei filtri che in qualche modo la dinamica parlamentare frappone all'impatto che lei ha descritto, cioè agli impatti di allineamento delle varie, come dire, lei ha parlato di onde cerebrali, ma anche dei vari comportamenti, è la disciplina dei gruppi, è la disciplina in qualche modo di mediazione all'interno del gruppo, che poi si riverbera nei meccanismi parlamentari attraverso i capigruppo. Allora qui in qualche modo forse la domanda potrebbe diventare questa, ovviamente trasponendola in un campo diverso, e cioè lei ha parlato di una decisione, che si muove all'interno di gruppi che in qualche modo sembrano potersi muovere con un grado di libertà
Tant'è vero che nella dinamica in presenza avrebbe la differenza rispetto a quella in assenza, sarebbe anche in ciò, nella maggiore o minore dinamica di libertà. Cosa succede invece laddove questa dinamica di libertà, al di là ovviamente del libero mandato parlamentare, è in qualche modo a sua volta limitata dalla posizione politica? Quindi in qualche modo come avviene la decisione tra gruppi all'interno di una adunanza, quindi dove il singolo non è, diciamo, unico da solo rispetto a tutti gli altri soggetti e forma gruppo, ma si formano dei microgruppi, come sono in qualche modo i gruppi parlamentari, ecco, che condizionano a loro volta, ovviamente in senso non formale, la posizione che il singolo può assumere rispetto agli altri. Quindi in qualche modo, se questo è un ostacolo o no all'eventuale superamento della disciplina di gruppo. Beh, questa è una bella domanda. Direi che possiamo forse qui chiamare in causa anche un po' i meccanismi che riguardano proprio la decisione tra i gruppi, cioè quali, allora abbiamo un po' visto, no? Dentro al gruppo c'è un tema di convergenza, di allineamento, no? Questo direi che anche sono meccanismi che la psicologia sociale ci dice sono meccanismi di conformismo, no? Quindi c'è il tema del rapporto tra maggioranza e minoranza. E qui, diciamo, il tema vero è il, come dire, il grado di potere che queste, diciamo, sottogruppi o piccoli gruppi hanno, e soprattutto quello che hanno è quello che viene percepito da loro, cioè il percepito che fa sì che questi meccanismi di allineamento, di convergenza, siano in qualche modo determinati appunto da delle dinamiche. E qui c'è un tema anche di pregresso, cioè la storia di questi gruppi che si sono costituiti come, no, con quale tipo di dinamiche, e sono gruppi che hanno una loro, tra virgolette, solidità e stabilità nel corso del tempo, oppure, perché quello che noi notiamo oggi è anche questa, diciamo, estrema rapidità con cui questi gruppi si vengono a costituire o a sciogliere, no? E quindi, mentre prima c'è un gruppo dominante che costituisce un po' il gruppo, diciamo, maggioritario, non numericamente, ma che per n fattori ha questo ruolo, e che poi al suo interno in genere è guidato, cioè c'è tutto il tema della leadership, cioè il leader che riesce ad essere influente, a guidare questa maggioranza che detiene maggiore potere, che psicologicamente, ma qui potremmo anche applicare interessanti studi di Ape Scanning e capire come la leadership si giochi tra questi gruppi, perché c'è un rapporto del leader rispetto ai suoi, al suo gruppo, del rapporto dei gruppi tra loro e dei leader che sono poi, diciamo, a capo o come riferimento. E qui, quando prima parlavo anche, parlando della condizione da remoto, dell'importanza del feedback, il rinforzo di queste dinamiche di potere, il leader lo può esercitare proprio grazie a questo meccanismo di feedback, dove io sostanzialmente, come se commentassi un po' la dinamica, la presa di decisione, l'outcome di un processo decisionale. Bene, questa comunicazione che passa attraverso un feedback esplicito, ma a volte anche implicito, non è semplicemente, no? Cioè questo ruolo di raccordo rinforza, rinsalda moltissimo. Noi abbiamo fatto degli studi interessanti sulla dinamica tra ovviamente un contesto di scente e all'interno di un contesto organizzativo. Un formatore che si rivolge a un gruppo, una società di consulenza, quindi in un contesto, diciamo, accademico, che si rapporta con appunto fruitori di un corso, manager in questo caso. E quello che abbiamo visto è che nell'arco di una sessione di 8 ore, standard, diciamo, di formazione, in questo caso da remoto, e poi l'abbiamo comparato a condizioni in presenza, quello che veramente determinava la presa che questo formatore, come leader di un gruppo, perché di fatto è questo, aveva, era proprio determinato dalla sua capacità di cogliere momenti opportuni in cui restituire dei feedback, che hanno un potere di rinforzo, che possono poi, potremmo parlare, cosa sono questi feedback, sono momenti in cui io vado appunto quasi a commentare, no, la dinamica del gruppo, e posso farlo attraverso dei rimandi anche molto impliciti, non devono essere ovviamente dei commenti espliciti. Bene, questo agisce a livello cerebrale, proprio noi registravamo l'attività cerebrale dei vari partecipanti, erano 20, quei momenti diventano i collanti veri del gruppo. Allora, se il leader è in grado di giocarsi questi momenti, rinsalda il suo gruppo e può esercitare dinamiche di potere rispetto ad altri gruppi. Certamente, se questo viene meno per una serie di ragioni, oppure, ecco, c'è un altro tema, sull'orizzonte si profila un'altra figura di leader che è in grado di giocarsi molto bene questi momenti comunicativi, e quindi noi abbiamo visto che i momenti di massima, proprio di networking cerebrale, di sintonizzazione, avveniva proprio qui, nella capacità di restituire sostanzialmente questi feedback, che sono ancora più potenti da remoto. Perché? Perché quello è il momento dello scambio reale, è il momento in cui dal punto di vista relazionale io
come dire, vado a lavorare sulla relazione. In presenza è importante il film, ma ci sono anche altri meccanismi, che sono quelli, ma anche banalmente, andiamo assieme a prenderci un caffè, piuttosto, sono dei momenti di collante, anche, come dire, non ricreativi in senso, cioè momenti in cui io lavoro, direbbe uno psicologo, lavoro proprio sulla dimensione relazionale. E in rete il feedback è fondamentale. Perfetto, grazie, grazie mille. Allora, Michela, e questo si aprirebbe anche grandi riflessioni un po' sulla fluidità, come dire, della componente anche ideologica e storica dei gruppi, di alcuni gruppi parlamentari di oggi, che quindi in qualche modo valorizza questi percorsi di trasferimento da un gruppo all'altro. Io darei subito, come dire, la parola al professor Padoa-Schioppa in modo che possa, come dire, fare sia trarre le fila di questo webinar e in generale di tutti gli incontri che in qualche modo si sono sviluppati, e a nome Paola, che in questo momento vedo ancora non collegata, lo ringrazio moltissimo di essere venuto questa sera, e prego professore, a lei la parola. Molte grazie, sono io che ringrazio Paola Bilancia e Flavio Brugnoli prima di tutto per la fiducia che mi hanno attestato anche oggi, che mi fa particolare piacere, fiducia che non so se davvero la merito in questa misura, ma dire grazie lo sento come un piacevole dovere. Io non farò una conclusione, dirò poche cose, non farò una conclusione generale sul ciclo, se non per dire che la partecipazione così ampia che c'è stata in queste 10 occasioni è in un certo senso un fatto eccezionale, perché sappiamo che oggi siamo bombardati da sessioni, webinar contemporanee che si sovrappongono, si alternano, e un certo istinto di sopravvivenza spesso induce a dire sì, mi piacerebbe, ma per oggi basta. Ecco, qui il fatto che questi invece in questo caso la partecipazione sia sempre stata particolarmente intensa è abbastanza eccezionale, perché io ho visto altri webinar con nomi di prestigio anche nazionali che avevano qualche volta addirittura meno di 10 partecipanti. Ecco, è un successo, ma il successo è frutto evidentemente di scelte accurate, di un pubblico che si è, come si suol dire, anche in parte fidelizzato, perché il fatto che questa sia una serie che va in continuità rispetto agli anni scorsi evidentemente ha avuto un risultato che naturalmente si è potuto conseguire in quanto c'è stata la volontà di proseguire questa serie, e io auspico che non sia certo l'ultima. Detto questo, oggi io ho ascoltato e ho imparato molte cose, quindi non ho conclusioni sufficientemente meditate, dirò solo qualche cosa a caldo, ma le problematiche che sono state evocate, alcune soprattutto, meritano riflessioni, anche perché sono rivolte a un pubblico, e comincio da me stesso, che non è familiare con certe, non è ancora familiare, lo dovrà diventare sempre di più con certe tematiche. Allora, qui noi oggi abbiamo ascoltato opinioni autorevoli e molto ben motivate su due versanti diversi che si ritrovano in realtà in ciascuna delle relazioni di oggi. Il primo è quello relativo a che cosa cambia e come si articola un meccanismo di discussione e di decisione che si svolge in remoto. E il secondo riguarda invece le ricadute, ma non solo di questa problematica, più in generale della situazione attuale in cui si trova in questo momento l'Unione Europea,
una condizione tra l'altro accentuatasi a livelli elevatissimi con le vicende che tutti stiamo seguendo con preoccupazione, con angoscia e anche con speranza, perché se si abbandona anche la speranza è finita tutta, ma quella c'è. E allora, brevemente, su ciascuno di questi due cesti, il tema che io ritengo sia stato ben chiarito oggi è che intanto bisogna distinguere la tematica della democrazia diretta, ecco, che anch'essa viene in discussione quando si adotta il meccanismo di votazione in remoto, da quello delle delibere da un lato, delle discussioni da un lato e delle delibere dall'altro, che sono due cose ben distinte, anche con riferimento appunto alla procedura in remoto. Oggi non parliamo di democrazia diretta in questo senso, perché merita un'altra discussione, ma non credo che si possa evocare questa tematica a proposito delle discussioni parlamentari in remoto. Allora, per quel che riguarda questa tematica, io ho molto apprezzato la relazione della professoressa Balconi, perché mi ha introdotto al contatto con degli elementi che derivano evidentemente da una competenza di neurostudiosa, di neuroscienziata, e che hanno mostrato, secondo me, molto chiaramente, da quello che io ho potuto capire, come questo meccanismo di decisione di discussione in remoto e di decisione in remoto abbia delle caratteristiche che lo differenziano dalla discussione in presenza e dalla decisione in presenza, ma che non necessariamente sono solo positive o solo negative, perché semplicemente sono diverse. Per esempio, lei ha accennato al fatto che ci sono meccanismi virtuosi e meccanismi non virtuosi, cioè, se ho capito bene, per certi aspetti una discussione in remoto consente un livello di attenzione, di partecipazione e di coesione, no? Ha parlato di questa possibile sentimento di appartenenza che si crea quando c'è una discussione di un gruppo. Questo è molto interessante. E allora quello che mi pare importante, pare di poter concludere su questo punto, è che questi due meccanismi, la discussione e la decisione in presenza e quella in remoto, probabilmente sono destinati a perpetuarsi, cioè né si deve pensare che ormai si potrà o addirittura si dovrà fare tutto in remoto perché viene meglio, né si potrà pensare il contrario. Occorre calibrare queste due procedure, queste due tecniche, perché ognuna di queste ha i suoi pregi e i suoi difetti. Tra i difetti, se così vogliamo, per quel che riguarda la discussione, io voglio difetti della procedura di discussione in remoto rispetto alla discussione in presenza, voglio ricordare che nelle discussioni parlamentari uno degli aspetti interessanti per chi è presente, ma anche per lo storico, lasciatelo dire, è la reazione dell'Assemblea ai discorsi che vengono fatti. Io, che ho studiato alcuni aspetti delle discussioni dell'Assemblea Costituente francese, che è la più grande assemblea legislativa che sia esistita nella storia, incomparabilmente
più perfezionata di altri, il monitor il giorno dopo metteva a proposito del discorso murmur, cioè alla, se un certo, una certa frase, una certa espressione suscitava un senso diffuso di non accordo, c'erano i mormori. Ecco, non voglio, per carità di patria, dire che in che cosa si sono trasformati i mormorii dell'Assemblea Costituente in un Parlamento tipo quello che ha la sua sede nella città eterna, perché qui non di murmur si tratta, ma di qualcosa di molto diverso, e allora qui viene il sospetto che forse una discussione in remoto risulta più civile di una discussione in presenza. Qualche volta, non sempre. Ma a parte queste battute, la conclusione è che entrambe le geometrie hanno dei vantaggi e degli inconvenienti, e che occorre da un lato scalibrare come compensarle, appunto anche per assicurare un livello di presenza maggiore, e come determinarne la procedura, anche questo è stato ricordato anche dal professor Lupo, questo implica una serie di riflessioni, e in questo senso certamente il Parlamento europeo, come gli è accaduto anche in molte altre occasioni, sebbene questo non venga spesso riconosciuto, ha segnato la via. Voglio aggiungere, se mi permettete, che quando io seguo la procedura, per quel poco che posso fare, perché altrimenti sarebbe un compito a tempo pieno, con la quale il Parlamento europeo elabora uno schema di orientamento su un tema qualsiasi, anche non amplissimo, e vedo tutta la procedura di preparazione nelle singole commissioni con un'articolazione estremamente precisa di pareri, di motivazioni, che poi vengono portate in plenaria e di nuovo discusse fino a che si giunge alla decisione, io non trovo un paragone simile, sicuramente non nel Parlamento italiano, ma da quel che ho visto neanche in altri parlamenti nazionali. Non li voglio svalutare, ma dico solo che questo è un modo di procedere che è straordinariamente lodevole, proprio perché si tratta di una procedura che coinvolge tutti i gruppi, che prevede una fase preparatoria molto articolata e assolutamente trasparente. Allora, passando appunto a questo secondo cesto di temi, sul primo ci sarebbero ancora molte cose, ma non intendo abusare del tempo di parola, assolutamente no, e voglio dire che le considerazioni che sono venute dal professor Lupo mi trovano consenziente, e a cominciare da quella relativa al deficit di democrazia che spesso viene imputato all'Unione Europea nel suo complesso e al suo procedimento decisionale. Ecco, qui ci sono due punti che per me sono estremamente rilevanti. Il primo è che, non certo il professor Lupo, ma io leggo spesso che si imputa al Parlamento europeo un deficit democratico motivato nei modi più vari, compreso quella della famosa sentenza sul Trattato di Lisbona della Corte Costituzionale tedesca, che si appoggia in modo non esclusivo, ma certamente molto insistito sul fatto che c'è una disproporzione di rappresentanza a favore dei paesi minori, e questo appunto a me è sempre sembrato pretestuoso, nel senso che comunque una rappresentanza esattamente proporzionale, che io sappia, non c'è in nessun Parlamento nazionale, e comunque nel caso dell'Europa
chiaro che ci possa essere una leggera incrementazione delle rappresentanze dei paesi piccoli, altrimenti per Malta non ho fatto bene i conti, ma probabilmente sarebbe presente un mezzo parlamentare, si potrebbe scegliere tra la parte superiore e la parte inferiore, ma un minimo di articolazione. E tra l'altro poi sommando insieme tutti questi leggeri vantaggi per i paesi minori si arriva su un Parlamento di 700 parlamentari a cifre molto modeste, quindi questo è un falso argomento. Però c'è un aspetto sul deficit democratico del Parlamento europeo che stranamente non vedo discusso come dovrebbe, e cioè c'è qualcosa di vero nel dire che c'è un deficit di democrazia nel meccanismo di decisione delle leggi europee, e in cosa consiste? Molto semplice, consiste nel fatto che in tutte le materie per le quali occorre una decisione unanime del Consiglio, e il Consiglio europeo poi decide per consenso, quindi sostanzialmente sempre all'unanimità, o quasi sempre, prevalentemente all'unanimità, queste sono le stesse materie, con pochissime eccezioni, nelle quali il Parlamento europeo non ha potere di codecisione. Sono le stesse. Qui il Parlamento europeo, quando va bene, viene ascoltato, ma non ha il potere di decidere. Allora è chiaro che qui sì c'è un deficit di democrazia, perché quei regolamenti, quelle decisioni e quegli atti che vengono approvati dal Consiglio, che vengono preparati, suggeriti o imposti dal Consiglio europeo con il requisito dell'unanimità, non gli altri. Questi costituiscono normative che non hanno la legittimazione di una Camera rappresentativa. E allora qui sì che si giustifica il fatto che il deficit esiste ed è pesante. Tra l'altro ho visto con stupore che anche nei lavori della conferenza per il futuro dell'Europa, di cui dico una parola poi tra un momento, questo tema mi sembra sottovalutato, mentre per me è fondamentale, così come è fondamentale, perché sono i due corni della stessa contraddizione, che venga superato in un numero maggiore di casi, anzi secondo me dovrebbe essere per tutte le materie di competenza dell'Unione, il potere di veto. Il potere di veto è illogico in sé, perché quando si tratta di materie che fanno parte delle competenze dell'Unione, e stiamo parlando di queste, non è che devono essere estese, secondo me, le competenze, salvo qualche ritocco, per esempio nel caso della sanità, bisognerebbe passare da una competenza di sostegno a una competenza condivisa, e in parte questo è già stato fatto anche senza cambiare i trattati, ma sarebbe logico che si arrivasse a questo. Ma quello che voglio dire è che quando una decisione è nell'ambito delle competenze che i trattati affidano all'Unione, e dopo Maastricht queste competenze sostanzialmente ci sono tutte, compresa appunto la difesa, compresa la politica estera, salvo un potere fiscale del Parlamento europeo, che è un altro nodo fondamentale. Quando è così, è chiaro che l'unico meccanismo corretto è quello che, quando non si riesce a raggiungere il consenso unanime, ci si conta. No? Negli ultimi 2500 anni non si è inventato molto altro. Il sorteggio, può avere qualche aspetto appetibile, ma certamente non è il modo di decidere. E quindi qui queste due corni, cioè i casi in cui il Parlamento europeo non ha il potere di codecidere, che sono gli stessi in larghissima misura nei quali i consigli devono decidere all'unanimità, qui sì che il deficit democratico esiste,
prima o dopo andrà sanato. Sappiamo che ci sono anche i modi per superare il vincolo del potere di veto, c'è la cooperazione rafforzata, c'è tra l'altro che ha un articolo che a me piace moltissimo, che è l'articolo 333, che stabilisce del Trattato per il funzionamento, che stabilisce che se c'è tra i paesi che convengono di attuare la cooperazione rafforzata il consenso iniziale, no, la cosiddetta clausola passerella, ma io mi riferisco alla clausola passerella della cooperazione rafforzata, non a quella generale. Se c'è questo consenso, perché è più facile pensare che questa possa essere applicata tra paesi della cooperazione rafforzata, in questo caso essi possono decidere di applicare la procedura legislativa ordinaria. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che il Parlamento europeo viene coinvolto, verrebbe coinvolto. Questo è un articolo che non ha avuto vita facile nella conferenza costituzionale, era stato tolto a un certo punto, poi è stato reintrodotto e io da storico sarei curioso di sapere chi è il funzionario che ha avuto l'accortezza di mantenerlo. Bisognerà fare delle ricerche. Comunque, detto questo, nella fase attuale certamente la cooperazione dei parlamenti nazionali, del Parlamento europeo, è ancora più importante di prima, e giustamente il professor Lupo ha sottolineato che col meccanismo del PNRR si pone il problema del rapporto tra questi due livelli di parlamentare, di rappresentanza parlamentare, perché per i fondi del PNR, qui c'è un controllo giustificato degli organi europei, sia del Parlamento sia della Commissione, sull'impiego, sul rispetto delle regole, ma spesso poi questi fondi in gran parte sono poi gestiti a livello nazionale e non si può neanche immaginare che il Parlamento sia completamente tagliato fuori da un volume di investimenti enorme che non può passare solamente dal rapporto tra le istituzioni europee e il governo nazionale. Ci deve comunque essere un raccordo, e forse su questo ancora le idee non sono chiarissime. Infine, la conferenza per il futuro dell'Europa, voi sapete che dovrebbe terminare il 9 maggio, salvo poi prolungamenti, i tempi sono stati brevi perché si è perso un anno, lì c'è un meccanismo, perché è stata costruita molto bene dal punto di vista dell'articolazione. C'è un meccanismo interessante, secondo me, per cui alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni, cioè del Parlamento europeo, della Commissione, del Consiglio e dei parlamenti nazionali, compresi i governi nazionali che hanno uno o due rappresentanti, quindi il corpo plenario della conferenza è costituito da questi, mi pare, 230 individui selezionati dalle singole istituzioni, si aggiungono i panels di cittadini europei selezionati per sorteggio. Questo è un meccanismo molto interessante, perché viene a rispondere a un'esigenza in parte reale, in parte forse anche troppo enfatizzata, ma in parte reale, di rendere le decisioni degli organi costituzionali e dei parlamenti più vicine al modo di sentire, alle valutazioni di quello che una volta si chiamava l'uomo della strada. Adesso, con la questione di genere, questa dizione non è corretta, dell'uomo della strada, dell'individuo della strada, diciamo così. Scusate la battuta. Allora, qui effettivamente noi abbiamo, e l'abbiamo visto, chi ha seguito i panels lo ha visto, abbiamo che questi panel si sono organizzati in gruppo di lavoro, hanno elaborato
delle proposte, alcune anche molto ben concepite, e altre proposte nascono dai panel nazionali, cioè si è creato un meccanismo che anche da un punto di vista procedurale è molto interessante, perché non sacrifica certo la democrazia rappresentativa, ma per così dire la implementa con elementi che vengono dalla cosiddetta società civile. Non so quale sarà alla fine l'influenza, l'impatto delle conclusioni di questa conferenza, e poi non solo, ma come sapete ogni individuo può partecipare con proprie proposte, e naturalmente saranno prese in maggior considerazione quelle che hanno che racchiudono un numero di consensi maggiori, che si possono manifestare in rete. E anche qui la dinamica tra partecipazione diretta nelle sedute plenarie e partecipazione in remoto è stata pensata bene. Quindi tutto questo ci dice che siamo di fronte nello stesso tempo a un momento di svolta estremamente delicato dell'Unione, e qui la grande assente finora era stata quella della difesa europea, ma anche qui, così come il virus va ringraziato, perché senza il virus non ci sarebbe stato la decisione del 20 luglio 2020, non ci sarebbe stata l'apertura ai bonds europei, non ci sarebbe stato il PNRR destinato agli investimenti. Io oso sperare che anche la tragedia che stiamo vivendo della guerra in Europa, e che io speravo che non avrei più rivisto in vita, possa alla fine evidenziare che l'Europa deve avere anche nel piano della sicurezza una sua identità, che non è certo in contrasto con l'Alleanza Atlantica, non è certo, ma può essere propria, e ne abbiamo avuto la riprova anche adesso, quando la reazione a certe espressioni forse un po' frettolose del Presidente degli Stati Uniti sono state unanimemente considerate intempestive dai leader europei. Questo per dire che pur nella vicinanza di valori, di istituzioni e di riconoscenza, di sicurezza che ci viene, perché è evidente che oggi la situazione è questa, il pensare a una difesa europea alleata ma autonoma, quindi quello che si chiama lo Strategic Compass, che adesso ha mosso i primi passi, sia nell'interesse dei cittadini europei. E la crisi attuale credo che possa avere in questo senso un impatto molto positivo, che si è in parte già visto. Tra l'altro sappiamo che con la difesa europea ci sarebbero delle razionalizzazioni di spesa formidabili. Poi ci vorranno anche gli investimenti. Quindi questo per dire che anche in questo campo il momento attuale è da un lato un momento di scelte e dall'altro lato un momento di riflessione sui punti di forza e sui punti di debolezza delle democrazie rappresentative, sia quelle a livello parlamentare sia quelle a livello europeo. E voglio dire infine che in questo a me pare che il Parlamento europeo il suo compito lo stia svolgendo in modo egregio. Tra l'altro ha messo insieme una maggioranza pro-europea fatta di partiti diversi, frutto delle ultime elezioni, che non significa che tutti pensano esattamente le stesse cose, significa che trovano il consenso i gruppi pro-europei, i quattro gruppi pro-europei, su soluzioni comuni. È quello che si deve fare quando si deve decidere qualcosa che riguarda una collettività. Grazie. Grazie davvero moltissimo al professor Padoa-Schioppa per queste conclusioni magistrali che hanno tracciato un affresco assolutamente ricco di riflessioni, di stimoli. Non so se Paola Bilancia o il presidente Brugnoli vogliono chiudere il webinar. Da parte mia, con questo poco voce che mi rimane, un ringraziamento a tutti quanti e complimenti, perché è stato un pomeriggio molto interessante per me. No, passo la parola a chi c'ha più voce.
Io, meno autorevolezza, ma un po' più voce, e mi limito di nuovo a ringraziare tutti e tutte, sia per il webinar di oggi, ma anche per tutto il ciclo. E davvero, come è stato detto, questo è diventato ormai un riferimento, credo, anche forse a livello nazionale, e quindi sicuramente ci metteremo quasi subito a lavorare per l'ottava edizione. Quindi grazie ancora a tutti, a chi ha seguito, a chi ha contribuito al dibattito, e a presto.